Registrazione. Bene, allora, quindi vediamo tutto quello che è possibile fare con pannello di controllo inerente al modulo IT Security. Per aprire pannello di controllo, è vero che lo possiamo trovare su desktop, lo possiamo trovare anche su menu start direttamente o sulla barra delle applicazioni, altrimenti lo troviamo su S, ecco, sul menu start andando sulla lettera S. Sistema Windows, si apre questo elenco, ecco, si accede dentro e qui possiamo aprire pannello di controllo. Ecco, da pannello di controllo ci sono diverse cose che ci possono essere chieste. Pannello di controllo possiamo vedere così o lo possiamo vedere sotto forma di icone grandi in quest'altro modo. Vediamo tutti e due i modi. Per esempio, per attivare o disattivare il firewall. Si può attivare il firewall andando su Windows Defender, non c'è scritto, c'è scritto pure firewall, sta scritto sotto, Windows Defender Firewall. Ecco, c'è un muro, ecco, e dall'altra parte c'è il resto, il mondo, insomma, internet. Quindi è un muro per evitare che da internet chiunque possa accedere al nostro computer o alla nostra rete, quindi un modo per difenderci dall'attacco esterno. Bene, evitare l'intrusione dall'esterno. Facciamo clic. Il firewall di solito è attivato, tant'è che vediamo qui uno scudo verde sia per le reti private sia per quelle pubbliche. Tuttavia, a volte è necessario disattivare il firewall quando c'è da installare magari un nuovo servizio nel computer, quindi magari un nuovo programma. Allora, cosa si fa? Si va su attiva, disattiva Windows Defender Firewall. Lo trovate qui. Facciamo un clic. E all'esame, se vi chiedessero di disattivare il firewall per quanto riguarda le private, si fa clic qui, disattiva Windows Defender Firewall. Se chiedono di disattivarlo per quelle pubbliche, si fa clic su questo. Ecco, si potrebbero chiedere di disattivarlo per entrambe, basta mettere tutte e due. E quindi si fa clic su OK. Chiaramente appare una finestra che ci avvisa e ci dice firewall e protezione rete. Disattivate, vuoi attivarle? Ecco, ti invita ad attivarle perché è un rischio non attivarle. Quindi uno può fare clic su attiva e si apre praticamente la finestra. Ecco, questa che è quella nuova, diciamo, di Windows che ci consente di attivare il firewall. L'abbiamo disattivato in quel modo lì, ora lo riattiviamo nello stesso modo e poi impariamo a farlo anche da quest'altra finestra. E vedremo come si accede a questa finestra che si chiama sicurezza in breve. Ritorniamo un attimino al pannello di controllo perché potrebbero chiederlo con il pannello di controllo. Come attivare il firewall? Ecco, si va su questa icona qui, su questo collegamento, attiva e quindi possiamo abilitare, ecco, il firewall per le reti private oppure per le reti pubbliche o tutte e due. Ecco, questo è un modo tramite pannello di controllo. Vediamo nell'altro tramite invece la finestra, ecco, di prima. Vediamo intanto come aprirla. Per aprire quella finestra, do un'occhiata se ci fosse qualche messaggio del gruppo di qualcuno che non riesce a entrare. Vabbè, intanto che si apre. Tasto destro su menu start, vedete, ho portato il puntatore in basso. Tasto destro su menu start, si può accedere a impostazioni. Ecco, impostazioni. Ecco, impostazioni, mi si apre questa finestra impostazioni di Windows. Per quanto concerne il firewall, si va su aggiorna. E sicurezza, ecco dove c'ho Windows Update, ripristino e backup. Ecco, da questa icona si accede a una serie di altre, ecco, icone che vedete qui in questo frame di sinistra. Tra questi, sicurezza di Windows. Ecco, il firewall lo troviamo appunto qui su sicurezza di Windows. Ecco, da sicurezza di Windows troviamo diverse cose. A noi interessa protezione da virus o minacce. Ci interessa il firewall, questo, dove vediamo che c'è una X perché sembra che ancora sia disattivato, comunque o forse perché c'è da installare qualche installazione. Andiamo a vedere, il fatto che c'è una X c'è qualche problema, qualche azione necessaria. Facciamo un clic, vediamo perché questa azione è necessaria, controlliamo che il firewall dovrebbe essere attivo, quindi andiamo a controllare il firewall da questo frame dove c'è scritto protezione firewall. Ecco. E vediamo, già era aperta, rete di dominio, il firewall attivato, rete privata, il firewall è attivato. Forse mi potrebbe prenotare quindi l'esame, beh questo lo facciamo un'altra volta, il firewall attivato, quindi questi problemi non ci sono. Andiamo sullo scudo,
Torniamo indietro. Quindi il firewall volendo si potrebbe disattivare anche da qui. Vi chiedessero di disattivare il firewall per la rete privata, fate clic qui e quindi poi disattivate il firewall questa volta portando, ecco, questo cursore così a sinistra, ecco, spostando il cursore a sinistra, così viene disattivato. Chiaramente il firewall disattivato, ecco, in questo caso sto disattivando, ecco, sia il firewall che anche l'antivirus, Defender l'antivirus. Se lo voglio riattivare, ecco, compare la X su un cerchietto rosso che sta a indicare che c'è una situazione di pericolo, ecco, lo riattivo quando magari ho finito di installare un programma, ecco, un servizio nel computer. Bene, torniamo sulla home e vediamo invece lo scudo, protezione da virus. Alcune domande riguardano questo, lo scudo. Andiamo sullo scudo, protezione da virus. Ci potrebbero chiedere di fare l'analisi, magari veloce o completa, o per esempio soltanto del disco fisso del computer o di una cartella del computer. Allora, per l'analisi veloce si fa clic qui e si fa presto, avvia analisi veloce, viene avviata automaticamente l'analisi veloce e in pochi secondi il sistema ci dice se ci sono o meno minacce. Ecco, sono stati analizzati già 9.000, 3.000 file, 4.000, eccetera, ma a distanza di pochi minuti, insomma, questo finisce. Ecco, vengono analizzati i file, quelli più importanti, i file di sistema, ecco, quelli di memoria, eccetera. Bene, dopo un po' questo finisce. Adesso ci sto mettendo un po' più del solito, perché evidentemente forse è qualche giorno che non lo faccio. Comunque, da questo cursore che vedete che diventa sempre blu, su questo grigio, ecco, si sa orientativamente quanto tempo manca, ce lo dice anche da qui, 18 secondi. Tra 18 secondi lui finisce. Nel frattempo vediamo che lui finisce. Cos'altro possiamo fare? Oltre a fare l'analisi, diciamo questa veloce, è possibile andare su Gestisci impostazioni e magari attivare o disattivare la protezione in tempo reale, oppure la protezione fornita da cloud, quindi da un servizio esterno che sta su internet. E altre opzioni, comunque queste le se vogliamo che non le chiedono queste. Torniamo un attimino indietro. L'annullo questa per non perdere tempo, perché mi interessa farvi vedere che è possibile andare su quest'altro link, opzioni di analisi. Ecco, qualora vi chiedessero per esempio di eseguire, mi sentite? Sì? Il controllo completo, ecco, l'avvio veloce l'abbiamo visto. Se c'è da fare l'analisi completa, si va qui. Analisi completa, e qui ci mettiamo l'anima in pace, ci potrebbe mettere magari qualche ora per farlo, 2 o 3 ore pure. Ecco, infatti qui lo dice: controlla tutti i file e tutti i programmi in esecuzione su disco rigido. L'analisi può richiedere più di un'ora. Bene, oppure potrebbe uno eseguire l'analisi, per esempio, della sola pennetta o di una sola cartella. Se io voglio fare l'analisi della cartella documenti, quindi vado su analisi personalizzata, quindi avvia analisi e scelgo la cartella che voglio controllare. Per esempio la cartella documenti, ora qui la cartella documenti è enorme, ci metterebbe troppo tempo. Vado a controllare per esempio la cartella, vediamo una che non è sicuramente troppo grande, vediamo la cartella Mattia. Ecco, faccio clic su seleziona cartella, ecco, ed inizia il controllo di quella cartella. Ecco, il tempo che ci vorrà è legato al numero di cartelle, cioè di sottocartelle, di file contenuti, già che qui ce ne sono relativamente pochi, 891 file, ci ha messo solo 10 secondi e non ha rilevato nessuna minaccia. Ecco, quindi altrimenti se trovava qualcuna minaccia, qualche minaccia ce lo segnalava qui. Bene, quindi questo è quello che potrebbero chiedere all'esame in relazione all'esecuzione dell'analisi personalizzata. Quindi riepilogando, cosa dobbiamo fare? Chiudo un po' tutte le finestre. Ecco, verifico che non ci sia, vabbè, ma io ho mandato il link, ma le faccio in quel modo. Si va su Start, menu Start, si può premere sia il tasto sinistro e si va su Impostazioni, che è questa rotellina qui, anche se non c'è scritto lo si riconosce dall'ingranaggio, oppure tasto destro e si apre Impostazioni, è la stessa cosa. Da Impostazioni andiamo su Aggiornamento e sicurezza, perché chiaramente l'antivirus ha a che vedere con la sicurezza. Poi da qui andiamo su sicurezza di Windows, dove c'è lo scudo, e poi ancora su protezione da virus e minacce, ancora lo scudo.
E poi avvio analisi veloce se ci chiedono l'analisi veloce, oppure opzione analisi se ci chiedono l'analisi completa, oppure l'analisi personalizzata. Nel caso dell'analisi personalizzata si deve fare clic su analisi personalizzata, poi scorrere verso il basso, se non lo vedete, avvio analisi. Ecco, una volta avviata l'analisi dovete selezionare la cartella, ecco qualcuno per esempio ieri ha sbagliato, che ha praticamente selezionate il disco C, chiedevo per esempio la cartella, non so io, utenti, e allora cosa ha fatto? Ha selezionato C, poi magari ha fatto clic su utenti e basta, senza fare doppio clic. Facendo clic seleziona cartella, lui non seleziona utenti, ma seleziona praticamente il disco C, c'è scritto C qui, proviamo, seleziona cartella, ecco, e viene eseguita adesso il controllo non della cartella utenti, ma di tutto il disco C. Cosa che ci metterà adesso tantissimo tempo, infatti ancora stento a partire. Qui un tempo stimato è di 4 ore addirittura, ora potrebbe scendere a 3, 2, 1, comunque ci mette tanto tempo. Ecco, quindi state attenti quando scegliete di eseguire l'analisi completa e vi chiedono di una cartella specifica, fate doppio clic sulla cartella, non basta il clic. Quindi fosse il disco, o per esempio la cartella audiolibri, non basta fare clic su audiolibri, ma doppio clic su audiolibri. A questo punto siamo nella cartella audiolibri, lo vedete qui, selezioniamo la cartella e l'analisi, vedete, ci ha messo un secondo a farla perché evidentemente ci sono contenuti pochi file, 35. Bene, e questo per quanto riguarda la protezione da virus. Quella da firewall l'abbiamo vista. Qui potremo vedere anche qualcosa che chiedono spesso, che è legato invece al recupero dei file, al ripristino dei file, per esempio, quando uno ha fatto il backup e vuole poi recuperare dei dati perché magari sono andati persi. Allora, a questo scopo, cosa bisogna fare? Andiamo sulla scheda home. Per quanto riguarda, ecco, questo è l'home, però, per quanto riguarda sempre la sicurezza, quindi dobbiamo adesso trovare backup e ripristino. Quindi ci conviene ritornare. Aprire il pannello di controllo cioè, la scheda impostazioni, questa. Nella scheda impostazioni per il backup e il ripristino non si va chiaramente su sicurezza, bensì su backup. Quindi andiamo su backup. Ecco, per eseguire backup bisogna scegliere, per esempio, altre opzioni. Allora, aspetta, c'è un rumore, se disattivate il microfono, cosa c'è? Allora, scusate, aggiungi unità, scegliamo questo. Ecco, aggiungi unità serve per aggiungere un'unità dove si intende fare backup. Ecco, io il backup non posso farlo su disco fisso C, non ci avrebbe senso. Ecco, se io ho il computer con il mio disco C, il backup lo posso fare sull'unità esterna. Qui mi dà infatti l'unica unità possibile, disco E. Quindi io potrei selezionare disco E e poi eseguire il backup. Invece, se le cose fossero al contrario di eseguire il ripristino, uno potrebbe pensare che deve andare sul ripristino. Ripristino e poi inizia. Ecco, con inizia e ripristino, che cosa accade? Si reimposta il PC. Se il tuo PC, per esempio, presenta problemi, puoi provare a risolverli eseguendo il ripristino. Questo è uno. Oppure c'è l'avvio avanzato, riavvia ora. Questo può servire per eseguire il ripristino del PC qualora ci fossero dei problemi. Ci sono altre opzioni di ripristino, però queste cose comunque all'esame non le chiedono. Ecco, quindi sorvoliamo. Mi chiedono invece il ripristino di un backup. Ecco, quindi non vi lasciate confondere con questo ripristino. Questo è il ripristino del computer a una, diciamo, situazione sicuramente funzionante. Quando ci sono dei problemi si esegue il ripristino, che non ha niente a che vedere con il backup. Invece, per quanto riguarda il ripristino del backup, bisogna andare prima su backup e poi si va su altre opzioni. Ora qui a me non mi dà nulla perché io un backup non l'ho mai fatto. Ecco, qui mi dice visualizza le impostazioni avanzate o ripristina i file da un backup corrente. Allora, io mi sa che un backup corrente non ce l'ho. Proviamo ad aprirlo. Ecco, infatti qui mi apre questa finestra dove non c'ho nessun backup, però qualora all'esame ve lo chiedessero, voi selezionate il disco, per esempio il disco C, fate doppio clic e poi la cartella magari da recuperare. Questo è quello che vi potrebbero chiedere all'esame. Nel caso qui specifico, invece, non possiamo farlo. Su impostazioni avanzate, do un'occhiata, ma credo che non ci sia niente. Ecco, qui ci dice praticamente quale unità disco poter utilizzare per il backup.
Ecco, c'è scritto ripristina file personali, ma ritorniamo alla finestra di prima dove non c'è nessun backup e di conseguenza non posso recuperare alcunché. Ai fini dell'esame ricordate semplicemente che per eseguire il ripristino dovete necessariamente andare su backup.